Osteria delle Idee, nuovo spazio in pieno centro cittadino messo a disposizione della città dal Consorzio di Bonifica per eventi culturali, enogastronomici e musicali, come quello che si è appena svolto nel weekend precedente alle fiere, The Guitars Meeting, una maratona musicale con protagonisti insegnanti e allievi delle scuole di musica San Donatesi. Si tratta di uno spazio, questo dell'Osteria delle Idee, che è uno spazio temporaneo il cui uso lo dobbiamo alla generosa disponibilità del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che ha permesso, come è avvenuto in altre occasioni della Maramacquea o dei periodi del Fiume Festival, anche degli anni precedenti, di far conoscere ai cittadini uno spazio non conosciuto o nascosto della città. E in questo caso abbiamo avuto, appunto sulla gentile concessione temporaneamente del Consorzio di Bonifica, la possibilità di utilizzare questo spazio molto suggestivo che è la corte interna, che rappresenta proprio uno spazio anche di silenzio, anche con parte del verde, che è stato denominato l'Osteria delle Idee proprio perché si sperimentano occasioni che sono dedicate al buon cibo, all'agricoltura, quindi ciò che fa parte della nostra tradizione, ma altrettanto parte della nostra tradizione è la cultura, in questo caso portata in questi due giorni in occasione del festival chitarristico, anche con questo nuovo evento The Guitars Meeting, che è stato coordinato da Musica Sì e per il che ringrazio, insieme alla generosa disponibilità anche delle scuole di musica nostre San Donatesi, che si sono rese disponibili, l'Accademia Musicale, il Centro Musica, la Scuola Musicamente, la Scuola Musicale Monteverdi e la Scuola Paul Jeffrey. Quindi un ringraziamento di cuore ai responsabili delle scuole, ai docenti, ai giovani allievi, ai talenti e anche alle famiglie che sono state parte di questa grande festa della musica.